3 luglio del 2019 abbiamo assistito a un evento parossistico a Stromboli. Il 28 agosto si verifica un'altra esplosione parossistica. Questa esplosione parossistica è stata seguita nella notte tra il 29 e il 30 agosto da due esplosioni maggiori, la seconda decisamente di energia inferiore, che ha innalzato ulteriormente i nostri parametri di monitoraggio. In seguito alla dichiarazione dello stato d'allerta arancione, è stato istituito un tavolo di lavoro al quale sono presenti anche componenti del mondo scientifico e strutture operative. L'attività che si svolge consiste nel monitoraggio dei parametri del vulcano e attuare delle azioni di protezione civile tese a salvaguardare la popolazione. Insieme alle altre strutture della protezione civile, la regione presidia il COA di Stromboli per monitorare il vulcano ed eventualmente adeguare le azioni agli eventi in corso. Abbiamo due boe. Le boe sono parte fondamentale del sistema di allerta a tsunami dello Stromboli. Riusciamo a utilizzare le boe per registrare le onde di tsunami. Negli obblighi dell'amministrazione locale, del sindaco in particolare, coerentemente con lo stato di allerta, fare la comunicazione alla popolazione. Le azioni concrete che vengono realizzate per assicurare le condizioni ottimali e quindi mettere al corrente tutti, non soltanto delle attività svolte, ma dei risultati di questa attività e anche e soprattutto dei comportamenti virtuosi da dover attuare nel caso di necessità.